Ok, allora, come dicevo, benvenuti, iniziamo questa lezione del lunedì sera. Volevo spendere i primi minuti per ragionare insieme sull'organizzazione delle giornate che verranno. Okay? Voi sapete che il giorno 7 dicembre, magari si facciamo un pochino più spesso, il giorno 7 dicembre ci sarà la sospensione didattica. Cioè, detto in termini banali, ponte. Tica, qui non so se ho scritto, ma aspettiamo scrivere meglio. Se no poi mi scrivate, didattica. Tra parentesi, ponte. Il ponte dell'Immacolata, perché l'8 dicembre invece è quindi l'8 dicembre è anche festa. Questo vuol dire che noi la settimana prossima perderemo tutte le lezioni, mentre invece, quindi le nostre tre momenti di lezione non sappiamo, ce le perdiamo, no, per via, a causa di questo. Mentre invece il laboratorio, ok, no? Sul laboratorio non c'è problema. Del giovedì non ci sono problemi. Ok? Allora, cosa facciamo? Perdere alcune ore di lezione ha il problema poi che ovviamente facendo i laboratori di conseguenza non possiamo andare avanti con gli argomenti in laboratorio se non andiamo avanti con gli argomenti, diciamo così, di programmazione nella parte di lezione. Allora, come ci organizziamo per compensare questa fortuna o sfortuna, vedete voi, in cui gli unici 2 giorni di festa del semestre capitano proprio i 2 giorni in cui abbiamo lezione. Okay? Allora, quello che io farò No, sono le seguenti cose. no, Per quanto riguarda compenso. la lezione di quella settimana, io concentrerò in quella settimana la fine delle lezioni di teoria sotto forma di video caricati. Quindi preparo dei video e ve li pubblico, così voi in quei giorni, o quando volete in realtà, ve li potete guardare. In realtà ho scelto di fare la teoria perché è quella che richiede meno interazione, meno, diciamo così, domande, risposte, adattamenti, eccetera, eccetera, no? Meno ragionamenti fatti insieme. Quindi la parte di teoria che ci rimane ancora una piccola parte sui numeri in virgola mobile della rappresentazione dei dati e poi la parte sulle architetture, saranno 2 video che stimo 30 minuti l'uno e un'ora l'altro, da un'ora e mezza giù di lì in totale, ve li pubblico così potete cominciare, ve li potete guardare separatamente quando volete, no? Mentre invece le ore che abbiamo di questa settimana le occupo tutte per andare avanti con la parte di programmazione, in particolare iniziamo l'argomento nuovo dei file. Ok? Quindi questa è la prima cosa. Quindi, diciamo così, invece le lezioni live le usiamo per la programmazione. Programmazione. Noi abbiamo, e quindi io cercherò di registrare le lezioni in modo che lunedì e martedì ci siano già pronte, ok? E non possiate perdere tempo. Un'altra cosa, diciamo, legata a questa è che sempre a livello di video ci sono state alcune richieste, no, di qualcuno di voi che hanno avuto delle difficoltà con gli esercizi di laboratorio, quindi al di là di quello che dell'ultimo laboratorio, e qui cominciano a farsi un pochino serie, no? Gli esercizi, quindi comincia effettivamente ad esserci qualche difficoltà in più. Quindi noi normalmente, come sapete, cerchiamo di pubblicare per il venerdì successivo, no? Le soluzioni delle varie esercizioni di laboratorio. Quelle del laboratorio 8, che sarebbero previste per la fine di questa settimana, le pubblicheremo la soluzione come al solito, ma in più vi pubblicheremo anche un video, no? In cui vengono un po' spiegate queste soluzioni. Quindi ci sarà più un video con le soluzioni del laboratorio 8. Un po'
po', diciamo così, raccontate un po' in fretta, in modo da farci restare tutte in un unico video, ma almeno avete anche la possibilità di confrontarvi con un'altra soluzione, oltre ovviamente all'interazione che abbiamo normalmente scambiandoci i messaggi su Slack. Quindi intorno al weekend compariranno questi tre video, due lezioni di teoria e una lezione con le soluzioni. Invece sui laboratori andiamo avanti normalmente. Noi abbiamo ancora 2 settimane di nuovi argomenti, quindi questa settimana qua del 30 novembre sviluppiamo l'argomento sui file, la settimana prossima salta così in questo modo e la settimana successiva ancora, quella del, come si chiama, quel lunedì, si chiama lunedì 14 dicembre, in quella settimana faremo l'insieme di dizionari che sono l'ultimo argomento di programmazione. Quindi tra questa settimana e la settimana del 14 chiudiamo queste 6 lezioni, chiudiamo tutta la parte di programmazione, in modo che poi magari ci verrà ancora qualche piccolo argomentino da chiudere, ma sono piccolezze, ma da quel momento in avanti, diciamo così, abbiamo finito il programma e ci dedichiamo solo, esclusivamente più, a fare esercizi. Noi abbiamo ancora il 21 e il 22 dicembre, in cui saranno le lezioni sotto l'albero, in cui faremo già esercizi e poi finiremo ancora con le lezioni che ci saranno nel mese di gennaio. Ci sono ancora 3 lezioni nel mese di gennaio. Quindi diciamo dal 21 dicembre in avanti facciamo solo più esercizi. Esercizi, faremo un po' di esercizi di teoria, molti esercizi di programmazione e cercheremo di farli già anche in vista delle modalità di svolgimento dell'esame. L'esame, spendo anche 2 parole sull'esame, perché sicuramente ve lo state chiedendo in molti, alcuni lo chiedono anche esplicitamente, ma la maggior parte già se lo chiede dentro di sé. Allora, sull'esame abbiamo ancora qualche incognita tecnica, no? Nel senso che, vi racconto il tutto. L'esame è composto, da una parte, lo sapete, da una parte di teoria e una parte di programmazione, ok? Teoria e programmazione. La parte di teoria sono una serie di piccole domandine, 2 o 3 domande, sulla parte di teoria che abbiamo visto, quindi la presentazione dei numeri e l'architettura dei calcolatori. Sono domande, magari piccoli calcoli, conversione numero, operazione aritmetica, diciamo così, calcolo di qualche operazione, diciamo così, in complemento 2 o cose di questo genere, no? Esercizi di questo genere. Poi vi faremo vedere sicuramente, diciamo così, vi condivideremo degli esempi di esercizi che potranno capitare all'esame. E la parte di programmazione, chiaramente, si tratta di scrivere dei programmi in Python. Tutto questo, l'esame, sarà svolto attraverso quel sistema di, diciamo così, di in gergo lo chiamano proctoring, di sorveglianza, che prende il nome di il sistema Respondus, che usa il Politecnico, e che vi chiede di installare un prodotto che si chiama Lockdown Browser. Chi di voi avesse fatto il test di ammissione già in modalità remota, è esattamente questo strumento. Ok? L'ambiente in cui si svolgono i quiz è lo stesso sistema di quiz in cui avete fatto il test di ammissione. Chi l'ha fatto in laboratorio l'ha già visto, semplicemente c'è dei quiz, un sistema online in cui rispondere alle domandine. Fatto da casa richiede la preventiva installazione sui vostri computer di questi 2 oggetti, no? Di questo in realtà Lockdown Browser, che di fatto è un browser che vi blocca ogni funzionalità del computer, salvo semplicemente potete solamente accedere a quella pagina in cui c'è il quiz e la domanda. Ok? Quindi questa è la modalità. Tra l'altro questo sistema di proctoring ha tutta una parte di autenticazione in cui all'avvio vi chiede di mostrarvi la faccia, mostrare il documento, mostrare, diciamo così, l'ambiente che vi circonda, tutta una procedura iniziale che, diciamo, richiede 10 minuti. E lasciare aperto il microfono del computer e cose di questo genere. E questo è l'ambiente. In questo ambiente di programmazione, in questo ambiente, scusate, di esecuzione dell'esame, di
di monitoraggio, noi stiamo cercando un metodo, in realtà ne stiamo esplorando almeno tre diversi, per permettervi all'interno, no, della parte di programmazione di poter non solamente scrivere i programmi, ma anche poterli testare, fare anche il run dei programmi stessi. Quindi stiamo cercando una soluzione che permette di essere integrata in questo ambiente, ma che vi permetta almeno di poter provare il vostro programma. Stiamo testando soluzioni diverse, alcune più facili, alcune più difficili, altre un pochino più critiche, eccetera, e alcune ci permettono, alcune soluzioni, ma non credo che riusciremo a supportarle, per ragioni di numeri, prevederebbero proprio di aprire una macchina virtuale in cui dentro il browser, in cui ti colleghi a un altro computer su cui sta girando PyCharm e allora hai tutte le funzionalità che vuoi, ma questo non credo che riusciremo a metterlo in campo in tempo, soprattutto anche perché dovremmo avere a questo punto 400 macchine virtuali a disposizione per potervi far collegare tutti. Altre soluzioni invece prevedono solamente di poter scrivere il codice e testarlo, quindi fare vedere l'output, ma non avere l'esecuzione passo passo. Stiamo testando queste varie soluzioni e per capire quale, diciamo così, è più adatta e più funzionale. Sì, Massimiliano dice qualcosa di simile a REPL, un prodotto simile a REPL che non abbia però la funzionalità di condivisione che ha REPL, che invece in un contesto d'esame non è particolarmente, diciamo così, gradita o favorevole. Okay? In funzione, quindi questo, dateci ancora qualche giorno di tempo, ovviamente noi vorremmo arrivare appunto per il 20 di dicembre, forse anche un po' prima, a dirvi esattamente qual è lo strumento che usiamo e cominciare già a pubblicarvi degli esempi in modo che possiate cominciare a esercitarvi almeno con lo strumento. Poi, in funzione dello strumento che troveremo, se è uno strumento che è abbastanza potente, comodo per poter scrivere anche programmi complessi, l'idea è quella di farvi fare un programma unico, completo. Un po' della dimensione, immaginatevi di quelli un pochino più lunghi dell'ultima esercitazione. Se invece ci accorgessimo che l'ambiente è un po' troppo limitato, quindi non ci permette di sviluppare programmi un pochino più ampi, allora vi chiederemo probabilmente di fare due o tre funzioni, no? Solamente di programmi, quindi non programma intero, ma solamente funzione, frammenti di funzioni. Sono le alternative che stiamo valutando. A queste domande di dettaglio che mi fate, non sempre so dare una risposta. Beh, sicuramente gli errori li segnala con il run, sì, perché è il compilatore Python stesso che segnala gli errori. Quindi quando fai run ti scriverà errore sulla linea 7 e lì te ne accorgi subito. Gli errori di battitura, i programmi di solito, allora i sistemi che stiamo valutando hanno tutti l'evidenziazione della sintassi. Okay? Quindi se scrivi una parola chiave sbagliata te lo indica. Non tutti hanno l'intelligenza che ha, ad esempio, PyCharm per poter capire che hai dimenticato due punti, essenzialmente. Quindi ti suggerisco di inserirlo. Questo, però appunto, stiamo valutando. Quindi adesso non mi voglio sbilanciare troppo su che cosa ci sarà e che non ci sarà, perché proprio stiamo cercando di testarlo. Due domande invece diverse da queste sono i posti ad appello quanti sono? E non c'è un limite, ok? La regola del Politecnico è che ci sono per ogni materia 4 appelli diversi ogni anno, ok? 2 appelli immediatamente alla fine del semestre in cui avete frequentato la materia, quindi un appello, 2 appelli, diciamo così, al termine del primo semestre per le materie del primo semestre, poi avrete un appello a giugno-luglio e un appello a settembre. Ogni materia ha 4 appelli, 2 subito, 1 nel semestre opposto e 1 a settembre. In qualunque di questi appelli, chiunque si può iscrivere. Quindi non c'è un limite, un numero chiuso su chi si può iscrivere un appello. Okay? Funziona al contrario. In funzione di quanti vi iscriverete, noi dovremo poi dimensionare i turni. Quindi dovrebbero uscire oggi, tra l'altro, il calendario degli esami. Okay? Noi avremo delle date. Vi anticipo già, adesso non mi ricordo esattamente quali sono i giorni. Sono già usciti? Ok, quindi mi hanno detto oggi pomeriggio. Quindi saranno un venerdì e un sabato e decideremo poi in funzione di quanti si iscriveranno chi farà il turno. Vedrete nel calendario che ci sono 2 giornate intere, il venerdì intero e il sabato intero. In realtà all'interno di questi 2 giorni ciascuno di voi avrà solamente uno slot di 1 ora e mezza che è la durata del compito. Però faremo
visto che organizziamo i corsi, gli esami per tutti i corsi insieme, saranno 20 turni diversi. Quale sia il mapping tra i turni e i corsi dobbiamo ancora definire, anche in funzione appunto del numerosità di persone, in modo da potersi incastrare. Quindi vuol dire che ci sono, grazie a Gabriele che mi dice le date, il 29 o 30 gennaio, venerdì sabato, e l'altro è il 13-14 febbraio, anche lì venerdì sabato. E sono i giorni, i due appelli indipendenti. Sono indipendenti l'uno dall'altro, nel senso che nessuno vuole dirlo, ma se per caso vi presentate al primo e non superate l'esame, potete benissimo presentarvi al secondo. Okay? Sono occasioni di esame indipendenti separate. In questi due giorni voi avrete solo uno slot di un'ora e mezza, due ore. Okay? Questi due giorni sono per lo svolgimento degli esami di tutti i 21 corsi di informatica. Lì dentro ci dividiamo a fasce di due ore e magari le prime due ore del venerdì le faranno il turno, il corso 3, il corso 9, non so, sto inventando, e così via, accoppiando corsi che, per fare in modo che la somma totale degli studenti sia grosso modo ragionevole. Quindi voi tenete presente quei due giorni, quando saremo più vicini a quelle date saremo anche più precisi per dirvi in quale giorno e poi ancora più vicini in quale orario, no? Man mano che abbiamo più informazioni riusciamo a, diciamo così, a creare lo schedule, la pianificazione. Iniziano alle 8 di mattina, perché se devono starci 10 turni di 8 ore, fai poi tu il conto, e devono starci 5 turni al venerdì e 5 turni al sabato, di 2 ore ciascuno, le ore nella giornata bisogna sfruttarle tutte. Se uno si iscrive in entrambi, non si può iscrivere più appelli e scegliere il voto, no? Nel senso che tu ti iscrivi in un appello, lo consegni e consegui un voto. Quel voto lì lo puoi prendere. La maggior parte dei docenti ti permette, anche se vuoi, di rifiutare quel voto. Se tu lo rifiuti, l'hai rifiutato per sempre. E quindi verrai al secondo appello o un appello successivo da zero, ok? Quindi non è che il secondo voto annulla il primo, è tu devi accettare o annullare o non accettare il primo voto prima ancora di decidere se verrà il secondo appello. I tempi sono stretti, nel senso che voi immaginate che tra il 29 gennaio e il 13 febbraio noi dovremo correggerci 250 compiti o esami. Quindi non immaginate che il 2 e il 3 di febbraio abbiamo già risultati completi. I risultati arriveranno purtroppo a ridosso del secondo appello. Questo purtroppo 15 giorni da un esame all'altro va bene se l'esame è di 30 studenti, se l'esame è di 300 studenti è molto più critico. La domanda: non tutti permettono di rifiutare i voti? No, non tutti permettono di rifiutare i voti, perché per legge il voto, una volta che è dato, no? È assegnato. Quindi lo studente per legge non ha il diritto di rifiutare il voto. Se il professore ti dà un voto, te lo tieni. Poi la maggior parte dei professori al Politecnico non ha voglia di stare a discutere, diciamo così, un pochino più umano, e quindi vi dà la possibilità di rifiutarlo. Quindi di fatto rifiutare un voto significa chiedere al professore: professore, per favore mi bocci. E allora il professore gentilmente ti boccia, in modo che tu possa ridare l'esame. Perché se hai preso un voto positivo maggiore di 18, positivo, cioè se hai superato un esame, non puoi più ridarlo. Se invece sei bocciato, ovviamente lo puoi ridare. Ma queste sono, diciamo così, le regole tecniche. Dunque, vediamo quali altri messaggi. Possiamo iscriverci al secondo appello dopo non aver passato il primo? Sì, l'avevamo già detto, gli appelli sono indipendenti, separati l'uno dall'altro. Per accedere alle prove vere e proprie saranno sottoposti prima? Sì, noi faremo poi, spero già in dicembre, ma sicuramente in gennaio, poi dei test simili all'esame, alcuni semplicemente come esercitazione in laboratorio e altri usando direttamente lo stesso sistema che useremo per l'esame, in modo da poter provare in sistema. È molto importante che proviate tutti a usare il sistema che useremo nell'esame, per non avere poi imprevisti il giorno dell'esame stesso. Io non vorrei che ci fosse uno che al giorno dell'esame dice: ah, ma io ho la webcam che non mi funziona con Respondus, ok? Ecco, questo fa come minimo arrabbiare quando uno ha avuto magari dei mesi di tempo per poter installare e provare prima. Già adesso sul portale potete fare le prove di funzionamento di Respondus e poi vi daremo anche le prove di funzionamento dell'esame.
le prenotazioni, credo che uno non si possa prenotare un appello, non può avere due prenotazioni in sospeso, ok? Quindi prenoti il secondo quando è passata la data del primo. Ovviamente quando ti prenoti il secondo appello non sai ancora quale sarà il risultato del primo, se poi l'hai passato semplicemente ti cancelli dalla prenotazione. Ecco, sapendo che la logistica è complicata e siete in tanti, il favore che vi chiedo è: uno, dovete prenotarvi se volete dare l'esame. Se non vi siete prenotati, non arrivate il giorno prima a dire ah, ma io voglio dare l'esame, perché le prenotazioni, guarderete, vedrete, la vedete, se sono usciti, scadono 5-6 giorni prima. Quindi se avete l'idea di dare l'esame, vi dovete prenotare, obbligatorio, quello non c'è deroga, se non vi prenotate non fate l'esame. Se siete prenotati e il giorno prima, due giorni prima, decidete che non volete dare l'esame per mille motivi legittimi, fate il favore di cancellarvi, così almeno noi sappiamo che magari ci sono quei 5, 10, 20 persone in meno che hanno deciso diversamente e si hanno prenotate, diciamo così, per sicurezza, ma poi alla fine, avendo, diciamo così, le informazioni più precise, hanno deciso di non sostenere. Su quello non c'è nessun problema. Quindi potete anche non presentarvi, ma più brutto per noi, perché magari ci siamo organizzati per avere 200 persone, se ne hai 150 ti saresti potuto organizzare meglio, no? In certo senso. I primi due appelli sono a distanza di 15 giorni esatti, no? Se scorrete indietro nella chat, hanno detto che il primo appello è il 29 gennaio e il secondo è il 13 febbraio. I risultati del primo appello avverranno prima della scadenza per iscriversi al secondo? Non lo so, dipende. Arriveranno prima del secondo appello sicuramente, quindi al limite vi iscrivete e poi vi cancellate. C'è la scadenza per iscriversi, ma non per cancellarsi. Cancellarsi si può fare fino al giorno prima, ok? Quindi, poi, per quanto riguarda invece il codice, voi potrete usare sicuramente le funzioni di libreria e noi vi metteremo a disposizione, e in che forma non lo so ancora, vi metteremo a disposizione la documentazione delle funzioni principali della libreria standard. Dico in che forma non so ancora, perché o probabilmente sarà un documento o una, dipende dallo strumento, no? Se riusciamo a integrare uno strumento come PyCharm, la documentazione ce l'hai già lì dentro. Se invece, come probabilmente, useremo strumenti un pochino più limitati, vi daremo la documentazione con le funzioni, quella almeno che abbiamo usato durante l'anno, così ce l'avete a disposizione sotto forma di PDF o di documento in qualche modo. Quindi sicuramente potete usare, vi forniamo un po' di documentazione, ma poi in generale, la regola generale è che potete usare qualunque funzione, diciamo così, della libreria Python. Questo è grosso modo. Io direi, possiamo riprendere sicuramente l'argomento quando avremo deciso quale sarà lo strumento e quando avremo già la possibilità di fare le prove con questo strumento direttamente con gli esercizi. Il debugger, se non riusciamo a integrare PyCharm, probabilmente non ci sarà, però non fatemi sbilanciare qua, perché stiamo veramente ancora provando. Sono tre persone diverse che stanno provando soluzioni diverse e cercheremo di capire quale sarà la migliore. Quindi queste settimane sono abbastanza complicate anche per noi. Le sovrapposizioni di qualcuno parlava di sovrapposizione di esami, non dovrebbero succedere. L'esame è stato fatto sul primo anno tenendo conto di tutti gli appelli. L'appello di francese non so che cosa sia, ma non credo che sia nel piano didattico del primo anno, quindi non fa parte del carico didattico. In ogni caso, eventualmente lo segnalate. Noi non... attenzione, l'appello di per voi di produzione sì, e questo al limite ne terremo conto, grazie che me l'hai detto, ne terremo conto nel definire i turni, ok? Perché a questo punto magari l'esame nostro di informatica sarà o il giorno dopo o il pomeriggio. Questo non sapevo, questa cosa qua, fatemi prendere un appunto. Francese, produzione industriale. Ok, perfetto. Se uno ha un voto basso, Nicolò mi chiede di una materia e decide di ripassare l'esame, bisogna che il professore gli permette di rifiutare il voto? Sì. Sì. Se tu dai un esame, ciò che allora, la legge pensa così, la consegna di un esame è un atto pubblico. E quindi l'atto pubblico non si può stracciare dopo. Quando tu consegni qualche cosa in comune, una richiesta, un certificato, eccetera, quello vale. Okay? E quindi l'Ateneo è tenuto a valutare
quello che hai fatto. E valutare significa poi anche lasciare traccia, no? del voto che hai preso. Noi normalmente, quasi tutti, diciamo così, siamo più flessibili e vi permettiamo di dire, ok, entro quel giorno lì, dimmi se per caso vuoi rifiutare, anzi noi usiamo rinunciare al voto e non rifiutare, e in quel caso ti registro una bocciatura e tu puoi ridarlo. Però questo avviene immediatamente dopo la visione dei voti. Cioè, pubblichiamo i voti e poi vi diamo un giorno o due di tempo per dire, dimmi se va bene. E quindi non avete tempo di dire, ma sì, adesso lo tengo, poi eventualmente lo ristudio. Dovete decidere in quel momento. Ok. Si può sapere prima che il professore dipendente rifiutarlo si fa quando si sa il voto, cioè io vi do il voto e poi vi dico, non posso chiedervi di rifiutarlo prima che vi diate il voto, okay? Io prima vi do il voto e poi vi dico, se volete rifiutarlo entro 2 giorni ditemelo, altrimenti risulta rifiutato. Ok? Va bene, dai, chiudiamo questo siparietto che sicuramente è stato utile. Purtroppo le informazioni che abbiamo sono ancora un po' parziali, ma le riprendiamo così, più avanti quando avremo le informazioni più certe. Ok, allora invece riprendiamo. Aspetta un attimo. Fatemi solo